Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti a questo nuovo video. Oggi andrò ad insegnarvi un metodo di risoluzione del cubo di Rubik 3x3 più avanzato rispetto al metodo a strati. Dato che per l'appunto si tratta di un metodo più avanzato, darò per scontato che si sappia come risolvere un cubo di Rubik con il metodo a strati. Nel caso non si sappia farlo, consiglio di recuperare il tutorial sul metodo a strati che trovate sempre sul mio canale, almeno per iniziare a prendere confidenza con il cubo. Detto questo, passiamo al nuovo metodo. È il metodo utilizzato dalla stragrande maggioranza di streetcuber nel mondo, ovvero il metodo Friedrich o SIFOP. Il metodo deve il suo nome alla professoressa Jessica Friedrich, docente informatica statunitense nata in Cecoslovacchia, che per prima ha implementato gli algoritmi che lo caratterizzano. SIFOP è invece un acronimo che sintetizza gli step fondamentali che caratterizzano il metodo stesso, ovvero CROSS, F2L, OLL e PLL. I nomi degli ultimi tre step sono anch'essi degli acronimi, che però verranno analizzati e discussi in maniera più approfondita in seguito, al momento opportuno. Ho deciso di realizzare non uno, ma bensì quattro video, ognuno dedicato ad uno step del metodo SIFOP, in modo da snellire quanto più possibile la trattazione. In questo video, la parte 1 di 4 del metodo SIFOP, come detto, mi occuperò del primo step, ovvero CROSS, o in italiano, la croce. Prima di iniziare vorrei spendere giusto qualche minuto per chiarire una volta per tutte quella che è la notazione ufficiale del cubo di Rubik 3x3, in modo che siano chiari tutti gli algoritmi che verranno trattati in seguito. In breve, un cubo è caratterizzato da tre tipologie di pezzi: i centri, fissi e costituiti da una sola faccia, gli spigoli, costituiti da due facce, e infine gli angoli, costituiti da tre facce. Con la lettera maiuscola si indica una rotazione di 90 gradi in senso orario. Si avranno quindi per la faccia destra R, per la faccia sinistra L, per la faccia superiore U, per la faccia inferiore D, per la faccia frontale o anteriore F, per la faccia posteriore B. Con la lettera maiuscola seguita da un apice si indica una rotazione di 90 gradi ma in senso antiorario. Si avranno quindi per la faccia destra R', per la faccia sinistra L', per la faccia superiore U', per la faccia inferiore D', per la faccia frontale o anteriore F', per la faccia posteriore B'. Si definisce M una rotazione di 90 gradi in senso orario dello strato centrale che abbia come riferimento una rotazione L. Quindi, questa qui. La rotazione opposta di 90 gradi in senso antiorario è questa qui ed è denominata M'. Si definisce E una rotazione di 90 gradi in senso orario dello strato centrale che abbia come riferimento una rotazione D. Quindi, questa qui. La rotazione opposta di 90 gradi in senso antiorario è questa qui ed è definita E'. Si definisce S una rotazione di 90 gradi in senso orario dello strato centrale che abbia come riferimento una rotazione F, quindi questa qui. La rotazione opposta di 90 gradi in senso antiorario è questa qui ed è definita S'. Con la lettera maiuscola seguita dal numero 2 si indica una rotazione di 180 gradi. Si avranno quindi per la faccia destra R2, per la faccia sinistra L2, per la faccia superiore U2, per la faccia inferiore D2, per la faccia frontale o anteriore F2, per la faccia posteriore B2, per gli strati centrali M2, E2 ed infine S2. Con la lettera maiuscola seguita dalla lettera minuscola W che sta per with, cioè con, insieme o solamente con la lettera minuscola, si intende una rotazione di 90 gradi in senso orario simultanea dello strato indicato dalla lettera e dello strato ad esso adiacente. Si avranno quindi per la faccia destra RW o R piccolo, per la faccia sinistra LW o L piccolo, per la faccia superiore UW o U piccolo, per la faccia inferiore DW
o di piccolo, per la faccia frontale o anteriore FW o F piccolo, per la faccia posteriore BW o B piccolo. Con la lettera maiuscola seguita dalla lettera minuscola W che sta per with, cioè con, insieme, e da un apice, o solamente con la lettera minuscola seguita da un apice, si intende una rotazione di 90 gradi in senso antiorario simultanea dello strato indicato dalla lettera e dello strato adiacente. Si avranno quindi per la faccia destra RW' o R piccolo primo, per la faccia sinistra LW' o L piccolo primo, per la faccia superiore UW' o U piccolo primo, per la faccia inferiore DW' o D piccolo primo, per la faccia frontale o anteriore FW' o F piccolo primo, per la faccia posteriore BW' o B piccolo primo. In seguito, per la scrittura degli algoritmi, si farà riferimento alla dicitura con le lettere minuscole. Considerando un sistema di riferimento cartesiano XYZ con gli assi orientati in questo modo, si indica rispettivamente con X una rotazione del cubo di 90 gradi in senso orario secondo R, cioè questa. Y, una rotazione del cubo di 90 gradi in senso orario secondo U, cioè questa. Z, una rotazione del cubo di 90 gradi in senso orario secondo F, cioè questa. Chiarita la notazione che verrà di seguito utilizzata, passiamo finalmente al metodo SIFOP, in particolare allo step numero 1, cross. Vediamo di cosa si tratta. Il primo step del metodo prevede che si costruisca una croce sulla faccia scelta per iniziare la risoluzione. È possibile scegliere in maniera del tutto indifferente una qualsiasi delle facce del cubo per iniziare la risoluzione. Tuttavia, per convenzione, si sceglie in genere di iniziare con la risoluzione della faccia bianca. Di conseguenza, l'ultima faccia ad essere risolta sarà quella opposta, ovvero la gialla. Anche io adotterò tale convenzione, ovvero risolverò per prima la faccia bianca. La croce che si andrà a costruire dovrà essere intrinsecamente fatta bene. Cosa vuol dire? Se si considera la faccia bianca del cubo rivolta verso il basso, si può notare che i rimanenti colori seguono un ordine o uno schema ben preciso. Opposta alla faccia bianca c'è la faccia gialla, qui in alto. Sopra la faccia bianca c'è ad esempio la faccia blu. E proseguendo ad esempio a piacere verso destra possiamo notare che subito dopo c'è la faccia rossa. A destra ancora vi è la faccia verde ed infine sempre ancora a destra vi è la faccia arancione. Capito questo, sarà possibile costruire la croce bianca in un punto qualsiasi, cioè senza badare ai centri blu, rosso, eccetera, eccetera. Se si rispetterà nella croce l'ordine con cui sono disposti i pezzi, questa sarà automaticamente corretta. Al più andrà allineata con i relativi centri in modo che sia fatta bene, ovvero che ci sia perfetta corrispondenza tra spigolo e relativo centro. Per costruire una croce non esistono algoritmi specifici, bisogna soltanto allenarsi e prendere confidenza con i pezzi del cubo. Supponendo quindi di avere il cubo mischiato, partiamo con la risoluzione. Come prima cosa dovrò andare a cercare tutti gli spigoli che hanno una faccia colorata e una faccia bianca. Noto subito che qui c'è il primo spigolo che mi interessa, poi qui ce ne sono altri due, quello rosso e quello verde, e infine qui in fondo quello arancione. Iniziamo a sistemare tutti i vari spigoli uno alla volta. Per sistemare lo spigolo blu, supponendo di guardare il cubo così frontalmente, mi basterà applicare prima una rotazione D e successivamente una R. Adesso non solo ho sistemato lo spigolo blu, ma anche questo qui. Vediamo se è corretto. Sì, si è andato a posizionare lo spigolo bianco e rosso ed è corretto perché sappiamo che a destra del blu c'è il rosso, quindi siamo stati fortunati. Adesso a destra del rosso c'è il verde, opposto al blu. Vediamo dove si trova, qui in basso. Lo porto su. Adesso cosa faccio? Semplicemente ruoto la faccia superiore in questo modo e poi ruoto nuovamente verso di me con un R'. E adesso, come vedete, ho tre pezzi della croce sistemati. Mi manca soltanto lo spigolo arancione, che per fortuna è qui. Quindi mi basta semplicemente tirarlo su, in questo caso con una R. Adesso sembra che la croce non sia sistemata, ma in realtà, come vi ho detto, rispettando quello che è il color scheme, al più va orientata correttamente. In questo caso
proviamo con una rotazione U e a quanto pare più che sufficiente per sistemare la croce. Come potete vedere, non solo la croce è fatta, ma è addirittura fatta bene. Nel caso in cui vi siano uno o, meglio, più pezzi fuori posizione da sistemare, tutto quello che dovremo fare sarà andare a disinserirli, diciamo così, dalla croce e a inserirli correttamente, sempre con le rotazioni che vi ho mostrato in precedenza. In questo caso, ad esempio, io ho spostato di posizione sia il rosso che il blu. Vediamo come riposizionarli correttamente. Ad esempio, disinserisco il rosso in questa maniera, disinserisco anche il blu in questa maniera, adesso applico qualche rotazione, so che opposto al verde c'è il blu, quindi in questo caso tirando indietro così con R', ecco che ho posizionato correttamente il blu. Adesso vado a pescare l'altro spigolo con il bianco e il rosso che è finito qui dietro, mi basta applicare una semplice rotazione così, U', e adesso con un R l'ho riposizionato correttamente e come potete vedere anche questa volta la croce non solo è fatta ma è anche fatta bene. Se si è alle prime armi, forse è preferibile iniziare la risoluzione mantenendo la faccia bianca rivolta verso l'alto. Tuttavia, a mano che si prende confidenza con il metodo e con la risoluzione del cubo, è preferibile effettuare tale risoluzione con la faccia bianca rivolta verso il basso, in modo tale da abbassare notevolmente i tempi di risoluzione. Questa volta, quindi, andrò a ricostruire la croce, però mantenendo la faccia gialla rivolta verso l'alto. Quindi, sotto il bianco, andiamo a ricercare i vari spigoli. Questo è il primo, quindi mi basta semplicemente abbassarlo. Adesso noto che è anche posizionato correttamente, ma questo non è un problema e non è neanche così importante. Adesso sappiamo che a destra del blu ci va il rosso. Effettuiamo una ricerca e notiamo che il rosso praticamente si trova qui dietro. Esso si trova qui. Come faccio a posizionarlo? Semplicemente effettuo una rotazione e poi lo abbasso in questo modo. E come vedete si sono posizionati correttamente. Qui c'è il verde, quindi lo tiro ancora una volta su, ruoto, lo strato inferiore è a basso, adesso tutti e tre sono posizionati e ho avuto fortuna perché qui in basso c'è l'ultimo spigolo, quello arancione, quindi dovrò riapplicare tutti i movimenti che vi ho fatto vedere adesso. Quindi porto lo spigolo arancione in alto, ruoto lo strato in basso e poi lo abbasso nuovamente. Ora la croce è formata, tutto quello che devo fare è ruotare lo strato inferiore e adesso la croce bianca non solo è fatta, ma è addirittura fatta bene. Bene ragazzi, con questo siamo giunti alla fine della parte 1. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto mi raccomando condividetelo sui vostri social per farlo vedere a tutti. Io con questo concluso, quindi non mi resta altro da fare che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ciao ragazzi, ci vediamo alla parte 2!